E quanti siamo? 3.500. Siamo collegati via streaming, via computer, oltre a questa piazza. Cioè, quest'uomo è fantastico. E noi abbiamo, e ve lo dico oggi, abbiamo una cosa che si chiama la cosa. Potete andare a cliccare sul blog, la cosa, non pagate nulla. Ed è lo streaming 24 ore al giorno, miei discorsi, le interviste alla gente, musica, c'è di tutto. E questo streaming su YouTube è lo streaming più veduto al mondo in questo momento. Loro non hanno questa intelligenza. Noi nasciamo dalla rete, loro non sanno nulla. Abbiamo già perfezionato un software che con questo software andremo a vedere il patrimonio del politico prima di entrare in politica. Andiamo a vedere il patrimonio del politico dopo che è uscito dalla politica e vedremo se quello che ha guadagnato è congruo. E se non è congruo, ci daremo un IVA e metteranno lì le cose che hanno derubato, le cose che hanno venduto, le cose che hanno messo all'estero, i loro loft, i loro uffici, le loro torri, le metteremo lì, l'abbiamo già fatto, lo stiamo facendo a Parma, dove il Movimento 5 Stelle è la giunta di Parma. È un caso secondo voi, perché i Pizzarotti, il Movimento 5 Stelle entrano, c'era quasi un miliardo di euro di debito. Ci siamo costituiti parte civile con quelli che c'erano prima, perché non eravamo noi a aver rubato un miliardo di euro. Bene, la procura è intervenuta, hanno arrestato il sindaco di prima, hanno arrestato due vicepresidenti di IVA e gestisce acqua di tutto, e hanno recuperato già 3,5 milioni e sono stati messi su un conto e questi soldi torneranno ai cittadini di Parma. E sta succedendo in questo momento. Bravo! Non si ruba più. Sentiamo loro, se qualcuno di loro ruba non può, perché la rete ti controlla. Tutto quello che spendi, tutti quei introiti, tutte le tue uscite vengono messe in rete, obbligatoriamente. Se non metti in alto ti va a controllare, esci. Sulla rete non puoi fare il furto, se metti sulla rete, vieni sputtanato, guardate come usano la rete questi qua. Guarda che mondo, ha aperto una pagina su Facebook, ma io ce ne resta, sai lui dico, tutto quello dico, ma ho letto sulla pagina Facebook che avete fatto molti complimenti, critiche, ma anche molte offese. E vi rammento che anche le offese via internet sono passibili di denuncia penale. Appena detto così, figure di sopra. Sono partite le peggiori offese del mondo, ma tutto il mondo lo sta offendendo. Hanno capito che lui si sta sostituendo piano piano a Mastella, che io sento. Non sanno la rete, non sanno cos'è, affrontano 2.0. Cioè questi qui di 70 anni come questo l'ologramma che gira da uno spot all'altro ha detto, ma adesso ho letto su Gogol. E poi perché dice Gogol? Perché ha scritto le anime morte Gogol, che è la storia della sua vita. Noi siamo circondati da cadaveri riesumati, tenuti in vita dai mezzi di informazione, è il passato. I partiti non abbiamo più bisogno di chi ci rappresenta, ci autorappresentiamo da noi, entriamo dentro, entrano geometri, ingegneri, entrano agricoltori, entrano madri di famiglia, entriamo noi lì dentro e fuori loro, questa è la storia che verrà, ci metteremo un anno, due o cinque, ma è questo che avverrà. E quando saremo dentro, allora avviseremo e vi diremo, signori, siamo falliti, ci aspettano 10 anni di crisi, 10 anni. 10 anni di sofferenza, e allora cominciamo a soffrire tutti insieme. Bisogna parlare così alla gente e non cominciare a tagliare dall'IMU, dai pensionati, dalla sanità. Si comincia a tagliare da sopra e si viene sotto per dare un esempio. Noi dobbiamo aiutare la piccola e media impresa, dove prendiamo i soldi? La Presidente della Repubblica costa 242 milioni l'anno, il Presidente Tre Maserati. C'ho 86 anni, come te ne fai? Tu una maggioranza, non dici niente, hai la cervicale, ma dove vai?
Allora, possiamo tagliare 1700 dipendenti della Banca d'Italia, possiamo tagliare i rimborsi elettorali, 3 miliardi di rimborsi elettorali, possiamo tagliare anche quasi 1 miliardo di soldi pubblicitati ai giornali per farci prendere per il culo. Giornali che fanno queste campagne sul lavoro, sul precariato, i giovani sono sotto lavoro. Andate a vedere quanto dà Repubblica, il Corriere, il Libero, il giornale, andate a vedere quanto danno ai precari giornalisti che lavorano per loro. 5 euro, 10 euro d'articolo e tu pretendi che uno ci viva. I più precari dei precari sono quei ragazzi lì. Guardano 5 euro, 10 euro e che cosa fanno? Danno una notizia e vanno a verificare la fonte? E fanno una così, sanno che è sbagliata, fanno la rettifica, sono 2 notizie, poi fanno la rettifica di la rettifica, sono 3 notizie, portano a casa una merda di stipendi. E questa è l'informazione. Signore, prendiamo 1 miliardo da lì, 2-3 miliardi da rimborsi elettorali. Togliamo il doppio incarico, i vitalizi, la pensione dopo 35 mesi. Mettiamo uno stipendio giusto, giusto. Poi togliamo le province, nessuno di noi si è mai candidato a una provincia, li togliamo, sono anche 11 miliardi, possiamo fare tra quelli che dovremmo riassumere, però quelli che risparmiamo circa 11 miliardi, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, con quei soldi lì, ecco, con quei soldi lì, apriamo, state a sentire, facciamo come Olanda, con quei soldi lì, e li abbiamo subito, o entro un anno, apriamo una banca di Stato, Stato, dove il Presidente prossimo della Repubblica sarà Presidente ad onore della banca di Stato, e con questi soldi qua si fanno titoli, prestiti, dico prestiti, a tasso zero, al piccolo e medio imprenditore che sta... Bravo! Comunista! Noi vogliamo che nessuno rimanga indietro, nessuno deve morire perché perde il lavoro, nessuno deve morire perché sta lavorando, nessuno deve morire perché cerca lavoro, ma è possibile, ha fatto le grandi riforme del lavoro, hanno precarizzato la vita di milioni di persone. Allora, il lavoro, noi vogliamo un reddito di cittadinanza come hanno tutti gli stati moderni d'Europa, tranne noi e la Grecia. Il reddito di cittadinanza vuol dire tagliare fuori i sindacati, vuol dire che se perdi il lavoro, vuol dire che hai tempo per cercarlo, non ti devi adattare a fare qualsiasi cosa, perché diventi uno schiavo, perché il lavoro che cos'è? Fare il minatore al Surcis a 1200 euro, a 1000 metri di profondità a cavare il carbone. Qual è il lavoro? Il lavoro! Qual è il lavoro di chi laurea? E poi fanno un sacrificio pazzesco per farti laureare, il master, e poi cosa fa il laureato col master? Fai un consente a 400 euro al mese, quello lì non è lavoro. O cacci i soldi per il posto. È la dignità delle persone, io voglio salvare le persone, 2 anni di tempo, un ufficio di collocamento gestito dai cittadini trasparente con la rete. Ti diamo 3 anni di tempo, 1000 euro al mese, hai 3 anni per lo meno. Ti guardate attorno, cercate un lavoro forse, che ti sia consono, che non diventi un frustrato tutto il tempo. E poi ti prenderemo 3 volte, se non accetti perdi il sussidio, come tutte le... Allora è questo, salviamo le persone, non le banche, salviamo le persone, non le automobili, salviamo le persone, poi siamo arrivati. Sono ragazzi di tutte le... è una bella legge. Allora parleranno anche un po', io devo proseguire, dobbiamo andare a Caserta e a Napoli, quindi devo farmi... Ma seguiremo? Sì, ma saluti, sì, saremo qua. Non seguirmi, più, ti prego, no, mi fai paura. Come se dal campo c'è lui, cosa c'è? Quindi è chiaro, io vi dico questo, non votate, fate quello che volete. Io non so se voterò Movimento 5 Stelle, ve lo dico sul chat. Io non so, sono indeciso. Adesso ero convinto su Monci, però non si candida. Cosenti, mi è scappato, ho veramente... C'è Cesaro, Beppe! C'è Cesaro!